Durant tout l'été, chaque vendredi, nous vous faisons voyager dans un village de Corse à la rencontre de ceux qui le font vivre. Votre rendez-vous Pessilog, Estazera, Andem, Wini, Duisse, Unantacumuna, De, Visa, Indue, Ritruem, Oastelaros, Ibonazer, Ostel, Turizi, Moesville, Upudilinter, Neparlem, Kuboy et Iwostrinvitati. Ie la vete dete bonazer o Marian, stazer simu dunque in de su paese de visa, avem da parla di turismo, di sviluppo, di natura e per que adiugum me imu dui invitati minigali a torre culturale, bonazer. Bonazer. E avem ancora parla più largamente di Sturudion, di Duise, u cu umer di Cristina, Antoine Versini, bonazer. Bonazer, e a ringraziabile se nous devem entendre noi. A ringraziabile Antoine. Allora, e visa di assai gunishut in perso vajole in succherata, me un c'è mica che qui. Allora, minigale, in qualche parole, stu paese, chi die? Come si gampa qui? Cominciamo un paese di montagna, siamo a poco più di 900 metri d'altitudine. Sigampa secondo è una vita di paesi da qua, manca parecchi confort, manca, ma infine c'è gente che è radicata al paese, che ci vuole stare, e non contiamo mica di andarcene, c'è progetti a chi ha gente sia meglio, campi meglio, e progetti di nuovo per la cultura. Giusto appunto, non avevamo da parlare. Allora, ti dico, no, questa situazione geografica in Devisa, vicino al mare, una trentina di chilometri di Porto o Tascandola, ma di no, ancora questa montagna, 10 minuti a bocca di Vergio, a Voresta d'Aitone. Forse ti assai un territorio attrattivo per i turisti, innanzitutto in questo periodo, in questo stadio di Stade. Prima di parlarne, si mandata rimani a farci un giretto, vi propongo di vedere la sto riporto realizzato con Marion Fiamma e Yann Benard. Questo è un libro che ci ha offerto Madame Robinson, che è venuta pendente già con Daniel Cecaldi. E che ci ha portato una clientela. Più che un libro, un testimonio di una vita consacrata alla osteria di Devisa, la più anziana del paese. Durante più di 60 anni, Toussaint Cecaldi ne ha visto passare gente. C'è una certa nostalgia che lui parla dell'evoluzione del turismo di montagna. Guardate la carta. Bagnari, so che ci ha arruinato l'hotelleria familiare come la mia, so che ci ha arruinato Internet. A Uberso avevo le migliori agenzie dell'Europa. J'avais le miglior tour operator inglese, Air France Amsterdam, la Belgique. Rien. Internet nous a tout et maintenant on est bouffé par Booking. Voilà. Un turismo aleatorio, quantunque, vicino al mare e ancora più di a montagna. Evisa approfitta di una situazione geografica che seduce i turisti innamorati di natura e di spazi diati. Une fois que vous êtes dans tous ces paysages, vous oubliez tout ce qui vous arrive tous les jours, tout au quotidien. Donc ça, c'est très très chouette. Ça fait quelques années maintenant qu'on vient marcher. On change, là on a fait le Marais à Marais Nord. L'année dernière, on a fait la partie Cap Corse. Et à chaque fois, c'est des découvertes absolument hallucinantes. Indururale o no, a frequentazione di sti siti naturali necessita di un'attenzione d'ogni minuti. Di state al di là di la sorveglianza di avoresta, di nanta usogorza persona che spegne i vogu sono impegnati. 80% dell'attività. Les trois quarts du temps, c'est des gens qui tombent, qui vont se faire une petite entorse, mais ça, pas du simple au tragique, comme on a eu sur le Zoïco. Quand il y a eu la montée des eaux, on a été envoyé dessus avec Vico, avec plusieurs centres. Donc ça va du très simple, comme ça peut aller au tragique. In montagna, come nanta o litorale, o dietro a un equilibrio tra sviluppo di turismo e preservazione dell'ambiente è diventato un imbusco maggiore. In Evisa di Stade, per esempio, la popolazione passa da 200 a 2000 persone. Il y a un équilibre à trouver. Nous, on y travaille tout le temps. On ne peut pas à la fois créer des zones emblématiques comme les piscines naturelles, mais aussi il nous faut les préserver parce qu'elles sont piétinées, il y a une pression trop importante. Donc, et diffuser sur un territoire qui est grand avec des lieux aussi emblématiques, mais il faut que chacun puisse y accéder. Donc voilà, on a une planification à faire pour que les touristes qui arrivent ne s'agglutinent pas tous au même endroit.
awa umerede visabolanda più lontano gum prodietto d'un centro delegato a gumun biodiversità patrimonio una maniera da accompagna sempre di più i turisti pruendo di valli più a coscienza di un territorio. Alors, à la même capite, un des tout report où Odie, tu as trouvé un équilibre entre tourisme, madino, protection et l'ambiance, Antoine Versine. Bonjour. Et c'est sûr, bon, aujourd'hui, au modèle du tourisme, c'est vrai que c'est là, bon, des bois d'Odréane, j'ai rien de mon compte, qui, au tout tourisme, les radios, on est mis comme à solution sur la Bargo, par nous, Bargo, c'est le Ziabo littoral, le Ziabo montagne. Je pense que c'est assez chose à développer. Les nostri paesi, surtout l'interne, au niveau de l'agriculture, au niveau de la forêt, au legno, bon, ci sont les. Juste à point, voi in vostro paese di Cristinacce avete assai lavorato un'anta all'Odi, un'anta stabilire di Ulene che volete sviluppare di una ricchezza per il territorio. Sì, ben sicuro, una ricchezza noi abbiamo provato, abbiamo provato a fare cose nuove, dunque abbiamo fatto 3 appartamenti in Pinola Riccio. È stato tagliato un foresta da Idone, si è dato un'albertaccia, fatto per i charpentieri della Gorsica e in Ponte Lecce, è risultato un Cristinaccio. Voglio dire, abbiamo lavorato, che dicevo, dei circuiti corti e penso che è importante, voglio dire, proprio c'è una, se foreste sono una ricchezza per noi, ci possono essere impieghi, ci possono essere una, per portare una massa da fare, voglio dire, c'è tutto a fare in questa filiera qui, come quella agricola. E ci sono dunque a strafare, per fare niente di strada di un dei paesi, a Rimani abbiamo incontrato qui. In Evisa, il spegnivo di Gazerna, questa Gazerna che serve di noi tutto Rudione, Postughi, l'ospedale sono assai lontani. Prima di parlare, vi propongo di stare assente al comandante Jean-François Tosi. Ce centre est composé uniquement de sapeurs-pompiers volontaires. C'est un engagement fort, donc qui répond à un besoin de la population et du territoire, mais qui répond aussi à un besoin des fois plus personnel de quelqu'un qui voudrait s'investir. Et c'est aussi en ce sens que les sapeurs-pompiers sont importants sur tout le territoire. On est le service public qui maillon, à mon sens, le plus le territoire et dans les délais le plus courts. Et on fait tous les efforts qu'il faut pour le maintenir au mieux sur tout le territoire de la Corse du Sud. Alors, Amiga, le boy qui est aigu, est important tout l'année d'avoir tout type de service, du coup, mais il se peigne niveau, il m'a dit non, à school, à Bosch, à Vorze. Et encore la fortune à Ravelli. Parce que si non c'erano mica, je pense que le pays, beh, niente se ne andaria. C'est important Ravelli, c'est ça. Diamo un modo di fare Antoine Versino di noi, d'avere tutti i tipi di servizi pubblici, anche a scuola, che serve di noi tre paesi, con trasporti, un sistema assai bello di trasporti. Ci volete dire una parola in tacco? Beh, più che importante, gli spegni voi che poi vogliono essere all'annata, perché finalmente ci sono capo la stagione calistadina, per esempio VSAB, è importante perché a gente si. Ce n'è meno. L'inverno, ma ce n'è quantunque. Ci sono quantunque, voilà. Ma è più lunga Bavelli e tutto, insomma mica. Bon, ci vorrei provare a rinforzare, perché siamo quantunque lontano di tutto, già a Calisevi, quella di Verdi, quando c'è l'inverno c'è la neve, non è mica evidente. Bon, è sicuro che a scuola, a Bosta, tutto questo, servizi pubblici, che già mi intendo, ci hanno cacciato delle percezioni, non è mica una bella cosa, e perché è difficile, è più difficile. È una lotta di tutti i giorni per un mare. Ma è sicuro, ci vuole battere tutti i giorni per provare a mantenere le cose. O giorno l'odio, c'è la salute, no? Abbiamo la chance di avere tre dottori in Savone, ci sono le infermiere qui sopra la piazza, in Cristinacce, in Nevisa. Bon, e quindi perché le persone anziane siano nei paesi e tutto, si sentono in sicurezza anche i spegni fuochi che sono accanto. Allora, giusto a Alestra, una parola di noi, Migale, per far tenere all'interno di noi, c'è la cultura. C'è la cultura. Siamo un po' in un deserto qua e ci vorrebbe a tutto, giustamente. Allora, emurava insieme, mica solo in Nevisa, ma andata a Bieve, diceva in Granto, con Cristinacce e Marignana. E è uno specie di programma, di ciò che noi vogliamo fare, ce n'è per la lingua, c'è la toponimia, la musica, il canto, tutti. Ne parleremo un'altra volta, malheureusamente, il tempo sfila. Okay. Ringraziamo Minigali, ringraziamo Antoine Versine, se stati nostri invitati, e ringraziamo di noi tutte le squadre di France 3 Corse che ogni bene a Rubi permettono di bene a trovarci in ogni paese. Vi ringraziamo.
et à prochaine. Ari Razia, c'était là, et merci à vos invités.